d'acciaio e di ferro. Sono una miniera d'oro. Senti, hai avuto una vita entusiasmante, piena di colpi di scena, piena di alti, di bassi. Anche, brava. Hai avuto... Avevo paura che tu dicessi di alti e di altitudini, no, di bassi. Di bassi. Alti e bassi. Tutto, tutto. Tutto. Adesso vogliamo percorrere insieme. Oh no, no, amore, poco. Troppi anni, no, no, povera gente, no, povera gente. Sono troppo curiosa e questo tipo di intervista l'ho pensato proprio io. Quindi proprio per la nostra vecchia amicizia bisogna che tu la rispetti. 1900, primo gennaio, nasci a Golese, in provincia di Parma. Che cosa ricordi della tua infanzia? Eri una bambina prodigio? Beh, caro, del primo Golese non ricordo niente della mia infanzia, solo una fotografia di 2 anni e basta, nient'altro. Poi sono andata a scuola. Ma saltiamo un po' di anni, caro. Perché no? Abbiamo appena cominciato, non so più. Senti, ma eri una bambina prodigio? No, già, no. Prepotente no, o dolce? No, niente affatto, no. Niente affatto prodigio. Io ho visto una mia fotografia che un... intelligentissimo giornalista è andato a scovare di 2 anni e mi sembro talmente impaurita del fotografo, di chi mi stava intorno, che ho detto: possibile che io fossi timida? Può darsi. Chi lo sa? Non lo sai perché eri troppo piccolo. 1917, debutti in teatro interpretando un drammone, Il Dio della Vendetta. Sì. Come mai scegliesti di fare l'attrice? Sempre, mio padre era impresario teatrale, lirico però, E ecco qua, il teatro era il nostro campicello. E quindi era inevitabile logico. Coltivarlo. 1921, lavori nella compagnia di Armando Falconi, assisti ad uno spettacolo di Eleonora Duse. Ma ti sembrò veramente una delle più grandi attrici del teatro di tutti i tempi? Ma ti dirò, intanto ai miei occhi era piccola. Non so perché, forse la Duse, non so, l'avrei voluta vedere alta. Invece era piccola. Beh, ma anche lei era vecchia e allora, dopo 4 anni, poverina, se n'è andata a Spitzburg. Ciao. Non rimasi così affascinata come l'avevo vista in scena. Pensa che lei, è incredibile, aveva un ombrellino, scusa se adopero queste, ma io le adopero per tutto, per accendere la televisione, per accendere la luce elettrica. Non per colpire qualcuno mai? Spero. Ah. Spero che avvenga. Ad ogni modo... Che avvenga? Sì. Lei aveva un ombrellino col quale veniva in scena e invece di adoperarlo come tutti, così con la punta a fare i geroglifici sopra la ghiaia, che non c'era, ma insomma il pubblico immaginava, al contrario. Lo teneva dalla parte ancora pulita della... E con il manico? Sì, e col manico così. E io lo trovai talmente inutile come risparmio, era uno spreco, no? Perché si rovinava, che ero subito con lei, brava, dico, fai una cosa che farei anch'io, mi piacerebbe fare questo, e non mi è mai capitato di avere un ombrellino in scena per poter fare questo. Pazienza. Ecco. Allora, i classici sprechi proprio delle grandi prime donne. 1925, primo scandalo, in alga marina appari con un seno nudo. No, un seno due. A tutte le... peccato, avevo l'informazione a metà, tutte due. Cosa successe? No, successe niente, che il pubblico ci credeva sì, ma ci credeva anche no. E che poi... pensava fosse di plastica? No. Si vedeva, ma ti dirò, si vedeva poco, perché io ne avevo tanto poco, che poi ne parlavano tutti, io dicevo, ma sarà, ma che cosa? Poco è. Sono proposte, io pensavo fra me, sono proposte, non è, sì, di seni, ma non sono seni, perché io poi li ho visti, i seni di quelle attrici che mi hanno imitato nel fare Alga Marina. Avevano
dei cocomeri, poi. Ah, e allora ho capito perché proibivano a loro di fare... Io non ho mai avuto censura. Mai, ma non solo i sensi. Io all'ultimo pigliavo questo mantello di questa sirena e lo buttavo così e rimanevo con un piccolo cash sex. Sapete cosa vuol dire? Perché tutti ormai siamo abituati alle parole straniere. Cash vuol dire nascondere, cachet, nascondere, sì, sì. Sex. Sapete cos'è il sex? Vero? Il sesso! Sesso, sesso! Lo dici con tante con parole esse. Piena però, ecco, io avevo un piccolo cash sex, sì, di brillanti, uh-huh, tenuto dietro, legato bene, e io buttavo e rimanevo così. Ah! E quel momento lì, non, né fischi né applausi, perché non abituati a una cosa così, insomma... Era uno shock. Sì. Niente, rimanevano solo a sipario chiuso, allora brava, dicevano. Ma brava di che? Alla tua mamma. No, 1927, compagnia Falconi in tournée per l'Argentina. Ah, sì? Per salvare lo spettacolo, che registra un clamoroso insuccesso, non per colpa sua, accetti un invito a cena con il galante presidente argentino. Conclusione? Sì, il presidente ha detto che voleva offrirmi un tè. Un tè? Oddio, io ci ho creduto, giuro, ve lo giuro, ci ho creduto. Ma quando sono stata lì, quel tè era me. Unica al mondo, unica. 1932. Durante lo spettacolo Il gioco delle parti conosci l'autore Luigi Pirandello. La sua musa ufficiale era Marta Abba. Ma con te come andò? No, oh, una delizia. Mi disse: lei è una donna molto elegante. Io rimasi male perché... Cosa volevi dire? Elegante voleva dire che avevo un bel vestito, che me lo portavo bene, che avevo un classe, senso, probabilmente. Probabilmente. Era un uomo squisito lui, ma poi ero gelosa già di Marta Abba, gelosa da morire, perché quella, senza aver fatto niente, si presentò al Teatro degli Indipendenti lì a Roma e disse: maestro, sono qui, perché l'avevano scritturata, era un'attrice che andava per la maggiore, e il giorno dopo si capì che lui è soggiogato. Ma dico, ma cosa poteva avere quella più di me? Aveva 3 anni più di me, basta. 1933. Per ottenere il visto a rappresentare Tovaric, compagno di Derval, bloccato dalla censura fascista, ottieni un incontro con Mussolini. Come andò? Fu una delizia. Anche lui? Sì, perché io capii che lui non era un uomo forte, come tutti lo amavano. No, era già turbato da questa ascesa trionfale. E io quando sono andata, io mi ero liquidato un patrimonio, perché orgogliosa com'ero, io non aspettavo che arrivasse la decade per andare a cercarla. Io provvedevo con quel che avevo, mi sono venduta tutto quello che avevo un valore. Sono rimasta veramente poverissima, non me ne è importato niente, e allora ho superato anche quello, ma figurati. Ma ti aiutò? Ma caro, ho mangiato fino ad oggi del mio mestiere, dunque vuol dire che... No, ma Mussolini ti aiutò? Sì, ah, sì. Mi ha dato la commedia. Ah. Però... Aia! Però chi mi aveva detto al telefono: se lei ha questo permesso, è sua la commedia. Vigliacchi mascalzoni, ma ladro, posso dire, ladro. Questo signore si mangiò la parola, però come lo incontravo io, questo durante qualche anno, io gli facevo... tutti e due i guanti, perché sennò non si vede bene. E lui
capissi come sentiva il rimorso. Perché vi dico una cosa, siete qui tutti giovani, belli, va bene. Non fate niente che sia una cosa di rimorso, perché il rimorso vi abbandona appena fatta la cattiveria, ma poi ritorna. Ritorna, lui aveva rimorso quando mi vedeva. Io ho passato dei momenti spaventosi, ma eccomi qua. No, vincitrici no. Come sempre. No, ma 1942. Incontri Salvo Randone, inizia un rapporto che durerà fino al 46. Una love story più appassionata o più movimentata? No, né appassionata né movimentata. Ah. È stata una storia di rispetto per un'attrice che attraverso tante valanghe di lavoro e di cose belle della vita e cose brutte non aveva incontrato ancora un attore al nascere, straordinario. Prima lui e poi si comincia da uno, magari Gassman, che lo merita. Capito? Ma quindi avevi capito un tipo dov'è? Di soddisfazione diversa. 1972, sposi Bruno Villar, un giovane attore che ha 40 anni meno di te. 42. Mi dispiace. E che morirà in un incidente nel 78. E io in mezzo. Ecco qua. Questa è la, purtroppo, la conseguenza di quello che è successo. Io sono rimasta, ero tutta rotta, ma pazienza, mi hanno rimesso insieme come una bambola, ma le gambe, ho le gambe, ho le gambe, ho le gambe delle donne. 1987, si celebrano i tuoi 70 anni di palcoscenico con Yerma di García Lorca. 5 mesi di repliche in Italia e tra poco la Spagna. Che effetto fa una carriera che continua a crescere? Ma cara, qualche volta sono imbarazzata perché dico, oddio, non vorrei proprio essere così maleducata da mancare sul palcoscenico. Mi faccio già la frase che potrei proporre al pubblico per consolarlo un po', perché se, diciamo la parola, ma è una parola comoda, dunque se muori dopo il primo atto va tutto bene perché la legge ti impedisce di restituire i biglietti, ma se muoio prima bisogna restituire i biglietti, e questo è proprio seccante sul palcoscenico, ma speriamo, speriamo. Senti, un'ultima domanda prima di vedere la locandina. Tu mi hai chiesto in camerino prima, chiedimi perché mi sono vestita tutta di nero. Sì. Perché? Ma caro, perché è meglio, un po' in penombra. Che vuoi, io vedo tanti vestiti belli, rossi, gialli, siamo in verdi, primavera. Eccetera. Sì, primavera, beati loro. Ah, no, non rifarei la mia vita. E neanche quella di un altro, perché il coraggio che ho avuto, chi me lo darebbe? Mi è venuto a poco, è come uno che spazza un impiantito, un cosa e vede un pezzo di carta che scappa e va là, e allora fa, ma sì, va là, brusco, mascalzone. E poi se una persona pulita ci ripensa e va là e lo piglia. Ecco, e così è stata la mia vita, sono andata avanti, ho lavorato là tanto. È talmente tanto grande la sua forza che per lei proprio lavorare è una cosa che le dà vergogna quasi a parlarne, perché proprio fa parte, no, della sua persona. Ho lavorato. Ha lavorato tanto. Ma ce n'è di gente, ce n'è di gente che lavora. Vediamo la locandina di Yerma di García Lorca, dove leggiamo che oltre a Paola Borboni c'è Pino Colizzi. Ah, Lorenzo Eccolo Salvetti, qua, che tra l'altro ne cura la regia, e Caterina Costantini nel ruolo di Yerma.